Sabato 29 gennaio 2022 vi parlo dal Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, dove fra pochi minuti inizierà la cerimonia di consegna dei premi Bel San Giovanni, una manifestazione promossa dalla Società di San Giovanni Battista, rappresentata qui alla nostra postazione dal presidente Claudio Bini, due premiati d'eccellenza che rientrano nel solco della tradizione della fiorentinità, ma sarà il presidente in anteprima a presentarli ai nostri telespettatori. E però prima vorrei che Claudio Bini ricordasse ai pochissimi telespettatori che non lo sanno quando è nata e con quali finalità è nata la Società di San Giovanni Battista. Buonasera, siamo qui in Palazzo Vecchio proprio oggi 29 gennaio per celebrare la ricorrenza di nascita della Società di San Giovanni Battista. Era appunto il 29 gennaio del 1796, quindi noi oggi festeggiamo il 226esimo anniversario di Costituzione. È ormai usuale in questa circostanza premiare delle personalità o delle organizzazioni che hanno contribuito a rendere il nome di Firenze sempre conosciuto anche al di fuori della città, o organizzazioni come nel caso di oggi, perché oggi premiamo Carlo Conti, che è presentatore televisivo notissimo da tutti, e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che quest'anno hanno anche loro compiuto i loro primi 100 anni di istituzione statale. Prima i Vigili del Fuoco rispondevano ed erano del Comune. Quindi in questa circostanza noi diamo questi premi, che è appunto il premio Bel San Giovanni, che trae origine proprio dal Bel San Giovanni, dal nostro battistero, e dal quale la nostra società deriva appunto il nome. Allora, tra le iniziative, chiaramente non c'è solamente questa, quali sono le finalità della Società di San Giovanni Battista? Le nostre finalità sono ormai di conservare e dare seguito alle tradizioni popolari. In particolar modo la società nasce proprio per i festeggiamenti e onorare il Santo Patrono. Quindi noi, ci sono delle iniziative che iniziano dal 20 di giugno e si protraggono fino alla fine, con l'incoronazione del Marzocco, con il corteo degli omaggi e in particolar modo quello che tutti i fiorentini conoscono, questi festeggiamenti si concludono il 24 giugno con i fuochi di San Giovanni, che vengono, come dire, sparati dal piazzale Michelangelo e sono rivolti ai lungarni gremiti sempre di pubblico. Purtroppo in questi ultimi due anni la pandemia ci ha penalizzato, però noi contiamo quest'anno, siamo fiduciosi di poter riproporre al completo gli eventi delle tradizioni, dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Come ha già anticipato nel suo intervento il presidente Claudio Bini, uno dei due premiati della 31esima edizione, Carlo Conti, e non si poteva prescindere dall'emblema della fiorentinità per questa edizione del premio. Troppo buono. Fiorentino, lo ha dimostrato, lo ha scritto in un libro di grande successo: C'era una volta un rione, le sue radici, l'infanzia e l'adolescenza nel rione del Poggetto. Cosa vuol dire essere nato in un rione? Beh, vuol dire un micromondo, come l'ho definito nel tuo libro, un micromondo dove ci si conosceva tutti, dove ci si aiutava, dove se bussavi a quello di sopra, a quello di sotto a chiedere il sale non si preoccupava, ma apriva tranquillamente e te lo dava. Oppure, ancora più ricordo da bambino, avevi il duplex con quella del primo piano, io stavo al quarto, dovevo andare ogni tanto giù quando parlava troppo al telefono e dire: signora, può buttare giù il telefono perché la mia mamma deve fare una telefonata, e risalire su, ed eravamo tutti amici, tutti, era una fratellanza in qualche modo, e di un rione, di un borghetto che si conosceva e si rispettava. Ricevere questo premio prestigioso nel nome di San Giovanni Battista, patrono della città, ti ricorderà i fuochi, tutti noi che siamo nati e cresciuti a Firenze, per noi i fuochi d'artificio. Sì, e ho scoperto anche che quando poi i fiorentini, che criticano sempre, dicono sempre era meglio quelli dell'altro anno, e quest'anno il sindaco ha speso poco, in realtà non è il sindaco, è la San Giovanni. Quindi no, al di là degli scherzi, è un onore e un piacere ricevere un premio a Firenze, più che mai ovviamente, e bisogna meritarselo. Poi, ecco, a parte successi che stai conseguendo e conseguito su tutti i palcoscenici, essere considerato l'emblema di Firenze, che responsabilità ti dà? È una bella responsabilità, vuol dire che comunque in qualche modo Firenze e fiorentini ti riconoscono questa leggerezza, questo amore per la vita, questo non prendere mai troppo le cose sul serio, ironizzare su tutto, un po' quello che è il massimo del modo. Amici miei, mi hai tolto le parole bocca. Amici miei, è proprio il simbolo di quella fiorentinità che io, Leonardo, Giorgio, insomma, speriamo
speriamo di rappresentare al meglio negli anni 2000. Grazie. Grazie a te. L'altro premiato di questa 31esima edizione è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze. Insieme a me c'è Gennaro Tornatore, che è il comandante, che fra poco riceverà l'ambita onorificenza. Come comandante dei Vigili del Fuoco sono davvero orgoglioso di poter di avere questo riconoscimento che va a tutto il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. E soprattutto ridà ancora una volta vita a quello che è il legame profondo che c'è con questa città da parte della cittadinanza. È un legame che è nella storia della città di Firenze ed è in occasione del centenario del trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco dal Palazzo di Parte Guelfa a Via La Farina, dove per l'appunto 100 anni fa, 1921, si sono trasferiti i pompieri fiorentini il 10 di novembre. La storia dei pompieri di Firenze è una storia intimamente legata e questo è anche, ed è per questo che c'è questo fortissimo legame. È una storia che inizia nel 1316 con la Guardia del Fuoco ed è il primo ente, è la prima istituzione pompieristica che viene ad essere per l'appunto creata a livello internazionale, cioè dagli archivi di Stato in tutta Europa viene fuori che i pompieri nascono a Firenze sotto guardia del fuoco, sotto forma di guardia del fuoco. Noi il 22 di aprile festeggeremo il centenario del trasferimento della caserma e per questi festeggiamenti abbiamo previsto tutta una serie di iniziative che sono legate alla presentazione di un libro sulla storia, alla presentazione di una mostra fotografica, si farà in questa sala e vedrà il coinvolgimento di diverse personalità che vorranno come dire, portare lustro al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare ai Vigili del Fuoco di Firenze, che sono stati sempre protagonisti in questa città. La cerimonia sta per iniziare, sarà la vice sindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini a portare il saluto dell'amministrazione comunale, un saluto credo che ti è particolarmente caro perché una è un'istituzione che ovviamente è sempre stata a fianco fino da Firenze Capitale, a fianco dell'amministrazione comunale della città e poi Carlo Conti che oggi può essere considerato l'ambasciatore della fiorentinità sugli schermi, in teatro e in tutti i palcoscenici più importanti delle manifestazioni di spettacolo, diciamo, va, perché lui abbraccia un po' tutte le forme di spettacolo. Sì, davvero un onore di portare saluti all'amministrazione, di essere qua, innanzitutto un ringraziamento alla Società di San Giovanni Battista, sono i 226 anni dalla nascita, proprio oggi, quindi un'istituzione cittadina che si prende a cuore la nostra città con grande amore, le nostre tradizioni e due premi meritatissimi ai nostri Vigili del Fuoco, io l'ho definiti i nostri eroi moderni, i nostri angeli, perché in ogni calamità loro sono sempre in prima linea e sono un punto di riferimento, l'abbiamo visto a Firenze, personalmente ho avuto modo di conoscere il loro lavoro nel 2015 quando ci fu la tromba d'aria, ma possiamo ricordare durante appunto l'alluvione, quindi un meritatissimo riconoscimento i Georgofili, ma più recentemente anche il terremoto del Mugello, certo. Quindi sempre in prima linea vicino alle popolazioni in difficoltà. E poi Carlo Conti, per me è il conduttore, è un uomo gentile che entra nelle nostre case da anni, ma lo fa sempre con quel garbo, con quel modo educato. Ecco, io credo che questi siano valori che si debbano sempre più affermare, ma sono valori che molto fiorentini, che stanno molto nelle nostre radici e qui appunto li vediamo ampiamente rappresentati, quindi un momento molto bello e un ringraziamento davvero a tutti. Grazie mille, complimenti, grazie, grazie, grazie. Grazie. Un'ultima osservazione, è verissimo che la memoria è fondamentale. Per quanto mi riguarda vi voglio soltanto raccontare che qualche giorno fa
con un mio carissimo amico col quale ho fatto l'asilo elementare e le medie superiori, abbiamo chiamato il mio maestro delle elementari, Umberto Terzi, 95 anni, e siamo andati orgogliosamente alla scuola Matteotti con lui per rivedere quei luoghi. È stata una giornata fantastica. Da oltre 10 anni il premio Bel San Giovanni è affidato alle cure di Paolo Penco, uno dei maggiori maestri orafi, non solo fiorentini ma italiani, europei, conosciutissimo a livello mondiale. Ma un'occasione questa anche di rivivere dei momenti importanti. Nel 2006 fui io uno dei premiati per questo prestigioso premio e oggi ho consegnato il premio nelle mani del presidente della San Giovanni, un'opera unica realizzata con le tecniche della nostra tradizione fiorentina e realizzata con tutto quell'amore e quella passione che io e la mia famiglia portiamo avanti nei confronti di questa città. Sono onoratissimo, ovviamente quando si riceve un premio si è sempre felici e fa sempre molto piacere, più che un premio un riconoscimento. Quando poi questo premio arriva dalla tua città è una doppia soddisfazione. Quando poi arriva dal luogo dove tu sei stato battezzato, perché tra le tante cose che forse non sono state dette, io sono stato battezzato proprio quando sono stato battezzato, sapete, io sono nato nell'81 e quindi non capisco questa risatina. Vabbè, nel 71, dai. Va bene, nel 61. E quando sono nato nel 61 sono stato battezzato proprio nel battistero, credo tra l'altro uno degli ultimi bambini, perché di lì a pochi anni forse poi questa opportunità di poter essere battezzati lì. Quindi mi sento orgogliosamente fiorentino, anzi mia moglie mi dice che sono leggermente un pochino troppo fiorentino centrico. Pensate che vivendo per molto tempo a Roma mi divertivo anche con i miei autori romani a prenderli in giro. Una volta uno è stato tutta una giornata perché gli avevo detto che, a parte li prendo in giro, dico ma insomma anche per il Papa siamo dovuti venire noi a fare qualcosa perché voi non avevate... E una volta è stato mezza giornata su Wikipedia a cercare, perché gli avevo detto che a Roma c'è il muro torto, gli avevo detto che l'aveva detto che Michelangelo era andato lì e aveva esclamato questo muro torto chi l'ha fatto, perché altrimenti avrebbe detto storto, perché torto è tipicamente fiorentino. Allora lui è stato, da buon romano, non ci voleva credere, è stato tutta una giornata su Wikipedia a cercare se era vera sta cosa che io invece avevo ovviamente inventato. Sono rigorosamente e orgogliosamente fiorentino centrico perché, e ringrazio della parola del vice sindaco che ha detto nei miei confronti, credo che il fiorentino abbia in sé una serie di caratteristiche, no? Che vanno, sì, l'onestà, la leggerezza, l'ironia. Noi riusciamo a ironizzare su tutto perché amiamo la vita, e questo credo che sia una cosa che nasce proprio dal fatto di essere cresciuto in una città che è la bellezza, che in ogni angolo che tu possa girare respiri la bellezza, respiri il grande, respiri il bello. Ho un dubbio mi è venuto, professore, ma con questo ampliamento, ma poi è stato condonato o è tutto abusivo? Ah no, perché volevo che magari Vasari e il Cronaca si erano approfittati. Perfetto, sono più tranquillo.